Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Noi siamo per l'abolizione completa, ovviamente, per quanto riguarda l'abitazione principale. I motivi sono tanti, principalmente il fatto che noi riteniamo l'abitazione principale un diritto. Il secondo motivo è la coerenza che da sempre dimostriamo in riferimento all'abolizione che avevamo fatto noi sull'ICI quando eravamo al governo. E il terzo motivo, dati confermati dall'Agenzia delle entrate ultimamente, che il catasto al nord funziona, al sud no, per cui quella è un'imposta che paghiamo solo noi al nord. In particolare ha fallito ampiamente nelle aspettative. Ci siamo ritrovati con praticamente la vecchia ICI, con un nome cambiato e con almeno quattro aspetti peggiorativi. Innanzitutto i presupposti di questa tassazione, che almeno per il 2012 hanno visto tassata la prima casa e le pertinenze, cosa che era esclusa dalla precedente imposta. Inoltre aliquote più pesanti, basi imponibili più ampie per la rivalutazione delle rendite e l'aumento dei moltiplicatori. Ma poi quello che vogliamo sottolineare è che la destinazione di questo gettito, di questa imposta che si chiama municipale, non va direttamente e totalmente ai comuni. In buona parte va direttamente allo Stato, e questo la trasforma in quasi una specie di farsa o di imbroglio. Le modifiche poi apportate da questa maggioranza sono state dettate più dalla necessità di trovare degli equilibri politici e delle quadrature nella maggioranza e nella ricerca di vantaggi elettorali, piuttosto che dall'ambizione di riscrivere finalmente questa insieme a tutti gli altri tributi locali che aspettano appunto di essere rivisti in modo complessivo. Sono state con questa imposta affossate e tradite le istanze federaliste. Due tributi, la TARES e l'IMU, sono responsabili del crollo dei consumi, della crisi del mercato immobiliare e del peggioramento della già complessa situazione finanziaria delle aziende, e sono responsabili anche del pesante aumento della tassazione locale che la migliore stampa individua nel 500%, ma solo per gettare fango e bocciare il federalismo fiscale che in realtà non è ancora decollato. Di fatto quindi questo testo non è un provvedimento definitivo, ma semplicemente un provvedimento tampone, che come tutti i testi di questo tipo cerca di correggere in corsa, appellandosi all'urgenza, una imposta come l'IMU, che da quando è entrata in vigore, come ben sapete, ha generato problemi di ogni sorta. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.